La maglietta della prima partita e del primo gol in Italia per chi è? Per mio padre in Londra. Lui ha detto quando fare un primo gol in Italia, lui ha detto aspettiamo per mia maglietta. Che poi è di origine pugliese o sì, sbaglio? Sì, lui è cerignolano, mia mamma è Londra. Modello per hobby in Inghilterra e subito goleador per professione nella terra degli avi, che Danny Di Chio, l'italo inglese dirottato a Lecce dalla Sampdoria, mostri subito dimestichezza con i fotografi, non sorprende più di tanto. Nessuno però se ne aspetta altrettanta con il calcio italiano alla prima sortita, peraltro ponderata per oltre un mese da Cesare Prandelli. Un problema di più per mister Materazzi che oltre Di Chio con i 181 centimetri di Adani, il più conosciuto e temuto Palmieri con Savino, ha bisogno di marcare stretto anche una tradizione sfavorevole. Ogni volta che vengo a Lecce sicuramente non mi porta bene perché spesso e volentieri le busco, per cui si spiega perché oggi si è visto un Brescia più cauto del solito, con i centrocampisti più vicini a Binz che alle due punte Hubner e Neri. Se a questo si aggiunge la grande giornata di Sakic, si capisce perché Lorieri trascorre un primo tempo in relax. Certamente meno rilassante quello di Zunico, nemmeno lui ha da fare granché, ma il primo tempo fa capire che con Di Chio Palmieri si sente meno solo e che la vivacità sulle fasce di Casale, Rossi e Rossini alla lunga può fare la differenza. E infatti in apertura di ripresa, subito dopo i riflettori, s'accende lo stadio grazie al gol di Di Chio, altissimo, che come vedete, anzi rivedete, è davvero bravo a trovare la coordinazione giusta. E il gol che ovviamente costringe il Brescia a mettere da parte la prudenza e a offrire il fianco al contropiede leccese. Il raddoppio sembra cosa fatta quando il giovanissimo Viali sembra voler aggiungere una L nel suo cognome. Ma Binz trova modo di dimostrare che il libero serve proprio quando il portiere sbaglia. Non sbaglia Materazzi nel richiamare in panchina la famiglia Filippini per far posto anche al vivacissimo Pirlo. Troppo vivace, addirittura birichino per l'arbitro Baraschi, che lo accusa subito di aver cercato e simulato il fallo da rigore. La Moviola ha detto che non le interessa stasera. Ma interessa per confermare o confrontare se ho bevuto l'acqua o vino eccetera, perché io qualcosa ho visto, però ecco, non abbiamo perso per l'arbitro. La lezione di stile di Beppe Materazzi si apprezza ancor più se si pensa a come Hubner sia riuscito a sbagliare la palla dell'1-1 su assist del sempre più vivace Pirlo. Un errore che l'inesoribile Casale sottolinea subito con la matita blu, disegnando sul campo una splendida serpentina da manuale del bravo contropiedista. Tanto bello il gol da rompere il mutismo della domenica di mister Prandelli, il suo portavoce presidente lo ringrazia. Mi devo complimentare con Prandelli per l'ottimo lavoro che sta svolgendo.